Allora, rieccoci qui, mentre questo esulta, con la penultima, penso, parte del gameplay. Dove cazzo ci sta quella villa? Dove in questa parte facciamo l'area della casa divertimenti. L'area del... possiamo chiamarla funhouse, casa gioco, mondo dei pagliacci, mondo degli handicappati, non ho mai capito come chiamarla. Del Natale, la chiamavamo un amico mio, quando erano piccoli, il mondo del Natale. Comunque, primo livello, clowneggiando. Come si chiamava? Non mi ricordo proprio come si chiamava nella sua versione originale. Sembra molto il livello di Crash Bandicoot 4 qua, ma è più ispirato a questo, chiaramente, il livello di Crash 4. Dunque, questo mondo risulta meno ostico della fabbrica. Anche se il terzo livello... non posso, ho preso qualcosa sto cavolo. Il terzo livello di questo mondo è un po' stronzetto. E anche il boss... oddio, una vita sola. Anche il... vediamo un po' che animazione... no, dai, questi c'erano un'animazione che crollavano, che... proprio... andavano in picchiata libera e... aspettavano. E se ti pigliano ti fanno una risata del cazzo. Io lo andrei quasi a fare il bonus qua. Un po' di vite. Un po'. Ma vaffanculo, pezzo di merda. Allora, comunque, andiamo a prendere sta lettera. Dai, cerchiamo un po' di farlo se è possibile. Ah, in certe parti hanno mantenuto le porte, in certe. Ma poi abbiamo avuto un'animazione per le istruzioni. Il background è in 3D lì. Cioè, mi pare di ricordare, perché avevo provato a fare degli speedrun che non ho mai fatto, che era qua, no. Porca puttana, eccola qua. E qui già troviamo la lettera A. Guarda, una parte dello sfondo è in 3D, quelle case, poi dietro è in 2D. Vabbè. Ah, aspetta, oddio, qua come... qua sopra, play 1 era un po' più facile, poi io sono mezzo daltonico. Non a livelli così gravi, però. Esatto, quelli rossi li riesco a riconoscere, ma... sì, vabbè, ma con le ombre tutto risulta... come faccio a capire quale quello che fa male? Ah, non fa male. Allora, apri quella porta, vuole un arancio. Quindi, lo mangia frutta. Oh, ho ucciso quella macchina, quanto la odio. Allora, qui c'è qualcosa. Ma io non sto a rischiare la mia unica vita. Se tu il qua rimbalzi e vai lì... ci deve stare una cosa a forma di L che ti va a abilitare, diciamo, sta area. Qui che cazzo c'è? Ma a parte sta scorpacciata di palline, che cazzo serve sta roba? Che puttanata. Dici una lettera direttamente, no? Ma dammi una vita almeno, testa di cazzo! Porca nostra. Oh! Ah! Fanculo. Ecco, l'avevo detto che esisteva sta L che... musichetta felice. Hai vinto. Affanculo. Se andavo qua morivo. Era da lì forse ci puoi riuscire. Cioè, uno gliela faccio. Qua proprio non ci avrei coraggio. Levati alle scatole di sotto. Questo è un gioco Play 5 in teoria. Ma che cazzo di effetto è? Ma grafiche anche peggiori, ho visto, Giochi realistici che fanno veramente schifo, almeno questo è fatto animato. Graficamente 10 e lode. Però, effetti fatti un po' meglio, si poteva fare. Un altro checkpoint. Ah, ma la macchina... che cazzo è fatta? Almeno stavolta la puoi cavalcare, cioè, è una vera macchina d'autoscontro. C'ha l'abitacolo per il passeggero, diciamo. Sulla Play 1 non ce l'aveva, era un'entità, diciamo, a sé. Ecco, qua mi ricordo che su sta scala... facciamo la coglionata? Ma sì, vaffanculo, andate. Lasciatemi mangiare tutto. A rompere. Questo non è normale, porca puttana. No, non la... la momagna del vaffanculo. Ah, ho preso la...
fetta di vita miracolosa. E qua dovrebbe darti, ecco, lo dicevo, una pallina volante. Questo vola come Dragon Ball, beh, è più figo. Sulla Play 1 nuotava nell'aria, qua invece proprio come Dragon Ball, tranquillamente. Vediamo cosa ci nasconde il gioco, questa schifezza. Ananas. Fragola. Fragola. Continuo a dire che sulla Play 1 erano fatti meglio sti frutti. A volte tipo i dettagli grafici sono fatti benissimo, però dopo ecco questi dettaglietti, sti frutti. Erano più dettagliati sulla Play 1, però qua mi sembra proprio che non ci sia nulla. Allora, quel soldo lì serve a far girare la... Perché qua il bonus mi pare sia molto semplice. A far girare il frullatore un tot di volte. La slot machine dove tu puoi fare la fine del livello, no? Non uso la rotta, già le scatole. Un'altra fragola, ma io già ce l'ho, quindi presumo che le fragole non vadano a aprire nulla, perché i frutti che aprono le... Cerchiamo di fare rapidamente qua, ecco questo. No, l'avevo capito, ecco la vita persa. Un classico dei giochi questi vecchi. Tu vai a saltellare da una parte, poi ti rendi, mentre hai saltellato ti rendi conto che hai fatto una cazzata, cerchi di tornare indietro e rilevi. Che cazzo, ma secondo me gliela faccio pure zombettacci qui però. Anche sta musica comunque non è quella originale. Cosa rappresenterebbe quei... i cosi di Dumbo mi pare, mi facevano paura. Oh, il background è diverso, non è da una carta da parati. Allora, qua è un'altra di scatole, c'è un loco scontro letteralmente. Ovviamente non c'ho le banane, però vedo, no, ce l'ho. Manca solo un razzo, guarda. Oh, quanto è stupido sto gioco, vedi? Per i piccoli bambini che devono ancora crescere. Sta stronzata. Ma secondo me la batti pure così, guarda. Non c'ho parole, questi erano nemici imbattibili sulla Play 1. Li potevi uccidere solo con la mega palla. Poi ce n'erano tre comunque in quest'area, no? Poveri bambini, infatti mi sembrava strano che la mummia la potevi abbattere con la palla. Non che sia... Allora, non che per chi non ha giocato la versione Play 1, non che vi perdete chissà quanto rispetto a questo. Però era leggermente più curato, un minimo di... Minimo di difficoltà in più, anche se Anubis qui mi sembra molto più difficile della Play 1, eh. Che fa un esempio, o... Anche il custode Chrome, il boss dei Factory. Ma vediamo anche il boss di questo mondo, i boss che sono dei clown in un gioco di racing, una corsa insomma, un race. E qua addirittura sulla Play 1 era talmente basso che tu potevi schiacciare il pulsante e andartene al piano di sopra. Questi mi ricordavo c'era una risata del cazzo a due punti. Mi pare che ci stesse una maschera collettiva. Vai. No, basta, è tutto uguale. Quel limone temo, credo serva. Dovrebbe essere qua verso la fine. Eh no, ah. Stavo andando sotto. Sì, perché ho poca energia, quindi... E siamo giunti alla fine. Il primo livello l'abbiamo superato abbastanza agevolmente. Ora... Ah, il bonus. Giustissimo. Ma qui è molto semplice perché devi prendere... Non era quello il background sulla Play 1, era diverso. Tipo una carta da parati, ma non importa. Feeling è quello, è molto semplice questo bonus rispetto ad altri. Manca qualcosa naturalmente. No, ho vinto. Non ti esulta immediatamente però. No, pazienza. Eppure ho fatto l'update al gioco. Ok. Non so se ho dei bug fix, ma. Dai, facciamoci sta cazzo di slot. Giochiamo d'azzardo. Io voglio fare tre chiavi di Galaxian. Ma no, ma il bello è che non ce la fai.
Allora, andiamo a fare la seconda parte del mondo della casa dei, dei divertimenti. Effetto vertigine si chiamava, no? Che si chiama vertiginosamente. Non so, cioè, di vertigine, lo so io. La parte finale di quei cazzo di salti, poiché io già l'ho fatto questo livello qui, ovviamente. E purtroppo sono andato in game over perché ho solo 3 vite, come potete vedere. Mi ha dato pochissime vite il bonus, e quindi è difficile con 3 vite, perché ci sono dei salti alla fine che sono risultano particolarmente ostici su quelle piattaforme lì. Mo le vediamo queste piattaforme. Quindi io nell'altra partita avevo anche deciso... qua ti blocca. Anche deciso di non prendere le lettere, di saltare il bonus, ma va fatto. Fanculo, dà un fastidio. Allora, qui è un po' più facile rispetto alla play 1, poiché l'effetto, quello del... quando stai in obbligo e ti comincia a rotolare, lo fa molto più dopo rispetto a quando lo dovrebbe lo avrebbe fatto sulla play 1. Aspetta, qua bisogna stare attenti. Bisogna stare parecchio attenti. Ah, premendo questo si va ad abilitare questa piattaforma. Sulla play 1 avresti anche potuto riuscirci facendo un jump da lì, ma qui a quanto pare i due terreni sono completamente, no, diversi, sono molto più lontani. Quindi questa cosa è prevenuta. Sostanzialmente queste banane qui che ho preso servono a darmi questa maschera per fare agevolmente questa salita, che altrimenti ti beccheresti sicuramente un bel colpo. Qui troviamo invece una fetta di vita abbastanza inutile. Ok, quelli rompono. Bene. Qui troviamo una lettera A così. Boh, non lo so, forse l'avevano prevista lì con le banane. Dove sono le banane? Ma poi hanno detto mettiamoci la maschera e magari hanno spostato il tutto lì. Mi sembra l'unica lettera del gioco che tu trovi praticamente per strada. Mentre qui si va ad abilitare quella piattaforma lì che vede, guarda le palline lì che passano. Però devo stare attento qui che il gas ti blocca. Non è come sulla Play 1 che lampeggia. Per cui puoi, ti puoi trarre in errore che sono ste luci di Natale. Me l'avevo detto, questo era il mondo del Natale. Che cazzo. Qui abbiamo bisogno di... ecco. E qua ci sono i cosi roventi che mi ricordano quel coso del posacenere. Quello dell'accendi sigari della macchina. Comunque sia la cosa è qui. Sulla Play 1, io ci ho già provato ma non ci riesco. Non te lo fa, ti si blocca. Se tu facevi una corsa e andavi in giù, a costo di prendere un colpo, no? Ti facevi tutte le cose, fai così. Invece qui, in questo remake, se pigli il coso di bruciato, ti si blocca, ti si ferma. Semplificano certe cose, ma niente, non puoi. Non c'è un livello di difficoltà, è solo una cosa predecisa da loro. Vabbè. Allora lì c'è una fetta di vita, ma secondo me il tempo che perdi per prenderla non ne vale la pena. Checkpoint. Porco dio. Le morti in questo livello sostanzialmente, sostanzialmente le puoi fare solo così. Qui si va ad abilitare quella piattaforma, ma secondo me anche qui c'è la possibilità di... ma io già mi servono le vite per la fine! Oddio, il prossimo quadro è ancora più difficile. Io si potrebbe anche saltare da lì, ma non oso provarci. Il fatto è che questo livello non c'è una vita. C'è il mazzè, ma... non conviene manco farlo, non c'è nessuna ricompensa. A parte che le vite del mazzè sono 3 e già assegnate, mi pare, ma... qua non segue le regole di... come era sua Play 1, Pac-Man World, piuttosto il Pac-Man anni 80. Vi faccio vedere un piccolo skip qua, una cosa prevista, però... qui ho belle macchine che non forzate del caso. Aspetta, lascia un po' perdere quelle macchine. Dai, coglione! Mi serviva solo, magari se t'andava contro il fuoco, era più facile. Invece no, niente. Qui cos'è? Milan, Inter, cos'è? Mica mi figo tanto a fare sto salto senza... così è più facile. Allora, qui vite non mi pare proprio ce ne sia, no? Devo cercare una vita, io la cercherei perché mi serve volentieri. Una fetta di vita no, una vita. Una vita sì, ma una fetta non ci faccio nulla. Bene, possono servire dopo.
Quelle banane non servono a nulla. Lì c'è quello lì che gira la slot, me ne sta mega fotto della slot. Avrei bisogno di una vita, ah, perlomeno la maschera per fare questo senza subire danni. Una vita sola, come fai a fare? Ai. Maschera, ah, perché dimmi tempo. Qui vabbè, sì, il fiocco a sostituire il la cosa c'era lì, il latte, non mi ricordo. Ma non capisco che cazzo di frutto era, un kiwi, no, no, è il kiwi. Quel coso giallo, avete capito? A parte i danni che vabbè, sì. Il problema è questo. È questo coso qui, questo qui tra i saldi che danno problemi. Ah, prendiamo l'ultima lettera. E riprendiamo la maschera protettiva per poter fare questa scalinata in modo tranquillo, ma quello che non sarà tranquillo adesso è questo. Allora, mai fidarsi del primo non è vero. Qui sì. Ok, prendere, se vedete che stanno in obliquo, o li pigliate in con rimbalzo o non li pigliate. Qui mo io ho sostanzialmente due tentativi massimo, questo e un altro, una vita sola. Devo prendere il secondo. Ok, l'ultimo e poi abbiamo fatto. Quando non parlo perché mi devo concentrare. Prendo il secondo, eh. Dai. Porca di quella puttana! Sì, sì! Che incubo sto livello, mamma mia, vaffanculo. 43 palline, pure poche. Allora, io sostanzialmente, mo prima di fare il prossimo quadro, mi vado a rifare un livello. Poi monto il video, tanto. Però ora facciamoci il bonus, che devo, ho bisogno assolutamente di vite. Non dico che le otterrò girando la slot. Ugue, ha vinto? Sì, sì. Vediamo un po'. Ma non ci azzecco mai! Ma a questo punto tenterei di fare o tre campane. Era la campana quella che chiamavo il latte, o tre. Galaxian Kane, ma come fai? Ma è ostico rispetto a quello originale, non ci riesci. I tempi sono molto ristretti qui. La campana sta dopo la ciliegia, vediamo un po'. Dove sta questa campana? Non mi fa perdere tempo, il video più dura, più la gente si disinteressa. Due sole vite, è impossibile fare il prossimo livello con due vite, quindi niente, mi faccio un livello e poi facciamo il prossimo quadro. Ci vediamo tra poco. Ok, bene, ora ho 15 vite che dovrebbero bastare. Se volete riprende un po' di vite, vi consiglio di andare a Crazy Cannon Head, bombardiere folle, come cavolo si chiama. Mo andiamo a fare il terzo livello del mondo. Ah, si dice che lì c'è l'ostaggio, vabbè, prigioniero. Capogiro, questo livello è veramente complesso perché è difficile forte, io lo so. E poi anche il boss. Musica fa schifo. C'è una vita, gliela acchiapperei. Certo, dopo tu... Mamma mia, che schifo sta musica. Un attimo, mi sento questo per me. Vabbè, i cosi col cappelletto da Babbo Natale. Qui c'è il limone che mi consente di aprire la porta della vita. E qua purtroppo, vabbè, fai cadere tutto. Una vita in più serve. Comunque, per le vite andate al terzo livello dei pirati, bombardiere folle. E niente, da lì potete avere un sacco di vite.
ci sono già tante nel livello, poi fate il bonus. Che schifo sta musica, inascoltabile. Allora, facciamo... Boh, conviene fare il bonus. Una vita, non è male come cosa. Capito, cazzo. Vabbè, aspetta. Dunque, le... Che cazzo succede? C'era un palloncino. Che culo. Cosa c'è lì al palloncino? Una lettera? Una fetta di vita, manco una vita. È molto complicato pure tornare a quella della classica trappola dei giochi anni 80. Ecco, sapevo. Queste classiche cose prese dai giochi anni 80 che... Ci sta ste a volte ti danno una cosa che però ti mette in situazioni ancora più complesse. Ah, che culo. Ok. Qui servono le ciliegie, ma non ce l'ho. Qui c'è da attivare la piattaforma. Allora, le piattaforme di sopra sono disabilitate e bisogna attivarle da qua. Mi ricordo sul gioco per Play 1, se tu schiacciavi qui riuscivi addirittura a salire sulle piattaforme, ma qui sono lontanissime. No, qua non è fattibile. Erano off camera, ma erano vicinissimi, invece qua proprio non si può. Vabbè. Allora, lasciamo perdere quella cosa che io di certo non mi sto a fare il coso indietro. Ecco, la puttana quanto odio ste puttane, quanto le odio ste cose. Sì, si incastra. È come se io premo X, no? Però forse è un difetto dovuto al controller. Il controller della 4 in generale dà questo difetto. Poiché ancora viene fatti con le plastichette. A me piacciono i controller Xbox che sono fatti con i pulsanti veri. A me piacciono i controller fatti con i pulsanti veri. Certo si rompono molto più facilmente, ma... E mi pare che il pad della 360 sia fatto con... della One sia fatto proprio con dei tasti veri. No, i tasti Start e Select sì. Vabbè, non lo so come si chiama su Xbox, ma gli altri no. Il controller Nacon è fatto con i tasti... Ma è quasi tutto in grafite. Vabbè, già in grafite è meglio. Ma è... Magari chi mi segue non ha mai smontato un controller non sa manco che è. Però proprio la Sony con le plastichette che dopo un po' si incagliano. Insomma, perché ti rimane premuto il tasto. Ecco perché sono morto. Ti rimane premuto il tasto, lo vai a riprendere ma già troppo tardi. Boh. Non è un input lag, è proprio il controller. Allora, qui che cazzo mi dai? Un baule roteante che contiene la lettera C. A me mi fa venire un po' d'ansia questa storia. Vedete? Quel coso che rotea, Dio santo! Non bisogna passarci! Da qua la lettera P sarei dovuto tornare indietro a perdere sicuramente una vita, quindi lascia verde. La stronzata dei... Cos'è quello? Quello secondo me non serve a niente. No, è una cosa estetica di tutto. Anche se in questo livello ci sono parecchie vite, bisogna dire. Dunque, qui vediamo... Porca di quella... Ma che cazzo? Sostanzialmente non me ne frega un cazzo, né di quei fantasmini né di quella vita. Allora, checkpoint, non male. Qui è bloccato. Via, con questa nuova stronzata di remake si possono spazzar via. Ah, ma vaffanculo! No, potevo farli implodere. Ma implodi mostro, ancora ce l'ho dietro. E che cazzo fai? Ha rimbambito sto gioco? Porca di quella miseria puttana. Vai lì. Porca miseria. Allora, aspetta. Qui. Qua. E attivando sta piattaforma, ecco, si abilita tutta sta roba. Con i martelli lì a rompere, naturalmente. Qui troviamo la Galaxian Key. Vabbè, era per volare, volevo farlo vedere che volava. Ma che bello. Ma non importa.
No, no, il mazzè fatto tu, io non me lo faccio. Cioè, fatelo tu in teso al gioco. Come divattene a fanculo. Ora ottengo una. Cioè, un giro di. Di roulotte. Allora, ce l'ho fatta a fare una vita con le ciliegie. Una vita su un sacco di tentativi. Ma non è poi così complicato. Ci forse ho parlato presto. Aspetta, non cominceranno le bestemmie. Non è che più bestemmia sull'altro livello. Può darsi pure che nell'originale questo era più difficile e l'altro livello più semplice, per come è stato strutturato. Lì tutte le piattaforme sono bloccate. E sulla Play 1 ci potevi riuscire ad arrivare anche quando stavano così, tramite un piccolo bug che avevano messo solida una parte di sfondo. Allora, abilitando questo. Bene. Qui. Oh. Bella pensata, meno male. Hanno messo questo. Oh! Meno male. Non deve per forza essere uguale all'originale. Meno male. Sparmi di strada incredibile. Te lo dovevi rifare tutto sulla Play 1. Quella M non me ne frega. Poi sulla Play 1 c'era un bug assurdo. Ci volevo fare lo speedrun. Conviene fare lo speedrun. Due bug assurdi, ma ve li dico. Se non comincio a morire a bestemmia, ecco, forse non ve li dico più. Vabbè, diciamone. Uno era praticamente. Aia. Che il gioco caricava. Il gioco caricava sezioni molto piccole, no? Le aree. Quindi se. Vabbè, però questo è un problema del controller mio, mi sa. Quindi se tu levavi, aprivi il vano del disco della Play 1, il gioco non ti caricava le aree. Ti vedevi il buio, però poteva capitare che tu andavi a finire dove, levando il buio, cioè col buio, potevi arrivare dove stavano le porte. Magari tu ci entravi dentro, vedevi il buio in quel momento, mettevi pausa, richiudevi il vano del CD, ti caricava l'area e tu eri entrato in una porta senza una chiave, senza il frutto richiesto. Poi, a me non me ne frega niente di questa lettera, comunque siamo verso la fine, perché... Ma non me ne frega niente. Avete capito? No, potevi andare in aria, insomma, certo. Dipendeva da dove il gioco andava a fare il caricamento, però potevi far stare. E qua i salti ti fregano a me. Questo remake i salti sono molto più complessi. Un altro bug era relativo al bonus, che praticamente tu, se andavi al bonus e facevi esci livello dal bonus, durante l'affrontamento del livello bonus, e il gioco ti faceva andare al prossimo quadro, no? Se però al quadro dopo... Aspetta, qua mi devo concentrare, eh? Se al quadro dopo morivi, appena morivi, di proposito o per sbaglio, il gioco ti caricava la fine del livello perché pensava che stavi ancora al bonus e quindi ti riportava al frullatore dove finiva il livello e quindi potevi, andando al bonus, skippare il livello dopo. Magari si potrebbe anche fare uno speedrun di Batman World 1, quello per Play 1, ma non so fino a che punto, perché non sarebbe un granché di velocità. Concentriamoci qua, cazzo. Io devo per forza jumpare nella parte bassa. Questo dovrebbe andare ad abilitare questo, bene. Comunque siamo verso la fine. Non è così complicato come pensavo. Oh, ma vaffanculo. Qui invertire. No, pensavo invertisse. Ah, ecco, sta scendendo questo. Pensavo invertisse il flusso del. Cioè, questa è una di. Una fetta di vita, grazie. Ce ne stava uno che invertiva. Ah no, qua in mezzo ci dovrebbe comparire la piattaforma. Eccolo, è la fine del livello. Sì, era la fine del livello, se fosse normale. Porca di quella puttana. Sì, qui è la normale. Così se rimuoio non me lo rifà sto rumore. Pa 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 pana pana, sto livello a rotto. Allora. Dunque. Preso. Pigliamela. Dovrebbe essersi abilitata. No, eccola. Bacci subito. Perfetto, finito il livello. Wow, questo è stato agibile, diciamo.
Ah, come si dice? Agevolmente l'ho finito. Invece l'altro, porca puttana, con zero vita alla fine. Ok. Mo' prepariamoci a bestemmiare al Clown Prix. Ancora. Smettete di rompermi. Non la voglio fare! C'è da fare io che prendo le roteane. Come guadagnare 300 punti, non se ne frega. Ha cagato una vita il gioco, va bene. E ora andiamo a fare il Prix del Clown, è un po' come l'hanno chiamato. Mi fa un'ansia quella pallina, come se si bloccasse il gioco, perché mi ricordo sulla Play 1, t'andava avanti e poi tornava indietro quando si bloccava. Un'ansia. Ansia terribile. Mo' una rottura di coglioni, mo' arriverà sicuramente Talkman a fare qualche stronzata. Spero non sia... Ma cos'è, scusa? Era una cosa di gare. Ma serviva proprio? Cos'è, in prima persona? No! Oh! Che tasto è? No, aspetta. Io voglio la terza persona. Ma cosa mi dice che non si può cambiare? Che tasto è Y? Quadrato, mi sa. Che devo fare? Fai un po' di pratica, dice. Ah, questo è il filmato dove rompe Doc, non volete vedere? Beh. Ah, sembra Buzz Lightyear fallato. Oh no. Questi mi fanno incazzare. Gesù, no. Mi stanno sul cazzo. Sto livello era difficile. Perché l'altro si può cascare di sotto. No. Ah, vabbè, normale, sì, loro lo possono fare. Almeno poi sono le levette, ecco. Beh, semplice, le levette. Ma che cazzo era? Non pensavo un frutto. Ma cos'è quello, l'indicatore là sotto, la velocità? Beh, qua conviene molto usare le levette, di solito usi i tasti direzionali. Vabbè, qua è completamente cambiato, non... Mi ricordo però che... Ah, ecco, quel pallino della potenza ti dà velocità. Sprint, insomma. Che cazzo? Un whip out, mi pare. Un po' piano. Strano, ma è mai uscito un Pac-Man Racing? Senta, una volta sulla Play 1 facevano tutti i giochi di corse. Crash Team Racing, Looney Tunes Racing, Toy Story Racer. Troppi ce ne stavano. Looney Tunes Racing. Era belli i giochi racing e con Immers. Un Pac-Man invece non hanno fatto mai. L'hanno fatto con Toy Story, vabbè. E qua bisogna stare attenti. No. Il problema è che devi anche arrivare prima. Questo è il problema, cazzo. Sì, ho capito. Ah, io premendo cerchio posso... Ah, infatti ricordavo che sulla Play 1 premendo il tasto cerchio te potevi aumentare di velocità. Pensavo facessi solo qua. Questi li potevi far cascare di sotto. No. Dove sta un pallino della potenza? Uno di quei pallini grossi. Pigliala tu, no? Oh, ecco. Secondo, dov'è il primo? Che ci faccio? No, vabbè, si è preso troppo in botte. Ho vinto? Vabbè, quello posso ripiano. Mai andare piano qua. Ti caschi di sotto qua e ricominci tutto da capo. Il cavallo di odio. Completamente diverso dall'originale questo. C'è una sola musica. Eccolo. No. Ecco, ti stava prendendo in inganno quella. Ho detto, mo la devo rompere, magari. Questo dovrebbe essere il traguardo, dai. Sì. Ho vinto. E Michael Schumacher c'è. Pat Schumacher. Quindi? Che devo fare?
ha vinto. Vacci. Quindi? Ma che stanza? Sta cosa di iniziare a piedi e di finire. Boh, deve prendere il gettone, vabbè. Non potevano scrittarlo, no, era scrittato sulla Play 1, qua non potevano. Ok, il mondo dei... lasciamo perdere il frullatore. Il mondo della casa gioco è finito. Ci sentiamo alla prossima parte col mondo dei mansion, cioè della villa. Ciao ciao!